appuntamento con il cinema. Lando Buzzanca. Ciao Lando, come Ciao, stai? Ciao Raffaella, bene? Grazie per essere venuta a Canzonissima. Come? Cosa ci canti? Che ci fai sentire? Senti, non so se gli applausi, ma io veramente a Canzonissima sono un po' di casa, non per dire, ma sì, è vero. Quest'anno a Canzonissima io sono soltanto ospite, invece tu presenti. Sì. Ma l'anno prossimo Canzonissima la presento io. Tanto ho scoperto il marchingegno che ci vuole a presentare Canzonissima. Ah, sì. 3, 6, 9, 12, 11, 46! Esagerato, scusa. I numeri li sappiamo dare tutti, no? Ah, dov'è il mazzo di fiori che ti ho fatto avere? Non ho ricevuto nessun mazzo di fiori, non so io. Come no? Una bellissima corbeglia? Come no? No, non c'è. Dove dove vai? Ma vieni qui, ma l'ospite deve star vicino a me, no? Ah, scusa. Ecco qua il fiorellino. Sei un po' ammosciato. Sì, è un po' giù. Questo fiore racchiude tutti gli odori della mia Sicilia, della zagara e del pesce spada. Ti ringrazio, Lando, sei proprio carino, proprio gentile. Senti, sì. Ma tu sei l'ospite, adesso devi farmi aiutarmi a essere così seria e formale. Ecco, io serio e formale? Sì. Ma tu scherzi? Ma come, se sei diventato un divo, dai, hai un successo enorme. Sì, è vero, successo, ma oggi tutti hanno successo. Hai avuto successo pure tu, figurati. Ha avuto successo anche il decretone, ha avuto pure successo. Gli hanno fatto il bis. Sì, signori, sì. E poi senti Lando, io so che tu stai facendo un film dopo l'altro, quindi questo... Sì, è vero, sto facendo un film dopo l'altro, del resto come la televisione. Io poi i film li vedo tutti. Hai visto Un Garibaldino al convento? No. Film girato nel 1860, ambientato nel 1860 e girato nel 1860. Oh, proprio. Per piacere, non divagare, su. Sì. Qual è, per esempio, il tuo regista preferito? Ecco cosa ti devo chiedere. Raffa. Se ti dico qual è il regista mio preferito, gli altri non mi fanno lavorare più, che sono matti. Fammi delle domande un po' più pertinenti. Hai ragione. Dai. Quale sarà il tuo prossimo film? Ah, no, questo non adesso, dopo. Senti, sono 3 ore che giri quel dito davanti al naso, dopo. Cosa vuol dire? Ah, beh, un gesto di moda, lo fanno tutti. Ah, lo sì? Fanno, sì, lo fanno i sindaci, lo fanno gli onorevoli, lo fa pure il governo. Il governo fa sempre così. Dopo. Quando invece si tratta di aumentare il prezzo della benzina, di aumentare le tasse, il gesto cambia automaticamente, diventa adesso. Senti Lando, lasciamo perdere la politica e io credo che l'unico modo, scusa, io ti devo intervistare seriamente. Sì. E non mi aiuti per niente perché divaghi continuamente. Dimmi. L'unico modo per farti parlare del tuo prossimo film è parlare della sua pubblicità. Sì, ma non per fare pubblicità al mio film. Ah, no? No, assolutamente. Perché a me piace la pubblicità. Ah, sì. Sì, a me piace moltissimo Carosello, tutte le sere sto a vedere Carosello, anch'io, specialmente adesso, anche tu, amore. Piace, sì. Specialmente adesso ci sono i caroselli sexy, i caroselli passionali. Lui guarda lei negli occhi e fa: la nostra cucina, sebbene spaziosa, fa intimo. I nostri mobili perfetti, che contengono le nostre pentole e i nostri sogni. Ah, sì, Raffa, continua che mi diverto. Ah, sì. Io non lascerò mai la grattugia delirio delle premiate fonderie Potassoni di Rò. La grattugia delirio che cementa il nostro amore. Ma guarda Lando, smettiamola perché sennò ti andiamo, cantiamo un pochino, facciamo un duettino. Cantiamo? Sì. Ah sì? Sì, certo. Ah. Tu non sei forse napoletano e i napoletani cantano tutti, ma anche i siciliani. No, insomma, figurati, noi siciliani siamo canterini, allegri, perfetto. Cantiamo a voce spiegata. Bene. Prego, comincia. Vedrai che bell'effetto, Raffi e Lando in duetto. Per quanto siciliano posso fare il celentano. Mi
basta la parola, forza Lando, canta Viola, Viola. No, questa Viola mai la conobbi, io non so nulla, io non la vi. Io non parlo! Uomo d'onore, sono! Ho già qualche sospetto di non far questo duetto. Non è per diffidenza, ma ci vuole molta prudenza. Ma io farò un macello se non canti un ritornello. Raffa. Dimmi. Raffa, ti prego, guardami bene negli occhi. Sì. Cerca di leggere nei miei occhi. Sì. Io non posso dire altro. Cerca di leggere nei miei occhi. Guardami bene, guardami altro. Fisso. No. Tu suggerisci che io ti vengo incontro. Ah, posso suggerire? Sì. E allora cantiamo, per esempio, Lisa dagli occhi blu. Allora non hai capito niente. Ah. Mai la conobbi. Allora Lady Barbara. E mai niente ebbi a che spartire con i nobili. Lando, guarda, non ti va bene niente, io non so. No, tesoro, fare. Allora te lo dico chiaramente, guarda, io sono siciliano, sono ancora legato alla legge del silenzio, hai capito? All'omertà. Tu mi chiedi Lady Barbara, Lisa degli occhi blu, Viola, io non ti posso dire niente, non devo dire niente. Senti, forse ho trovato quel mazzolin di fiori. Ecco, brava, quel ti mazzolin. Oh, Gaudio, quel mazzolin, ecco, una canzone nuova, fresca. Campagnola. La campagnola aperta a tutti, senza problemi. Senza messaggi. Senza messaggi. Allora. In questo caso io parlo e la legge del silenzio la lasciamo là, ai milanesi. Va bene, allora prego maestro. Danza! Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna e vada perché non si bagna. Che lo voglio regalare. Regalare? A chi l'hai regalato, Raffa? No, ma io non l'ho regalato. A chi l'hai regalato il mazzolino, Raffa? Cosa ti prende? Svergognata! Io svergognata! Sciagurata! Disonorata!